Attenzione, attenzione, una scossa di terremoto si è verificato in questo momento. Una grossa scossa di terremoto in questo ha investito la città di Fano. Attenzione, cerchiamo di vedere che cosa è accaduto. C'è stato grande spavento e sono stato subito allertato stamattina. C'è stata proprio una scossa moderata, quindi intorno al 5.5 della scala Richter, proprio al largo della costa marchigiana. E mi sono subito attivato. Effettivamente questo evento sismico era stato, diciamo, previsto da alcuni precursori, da un ricercatore russo in particolare, in base alla ionosfera, e da me, il sottoscritto, pensavo fosse più che altro, diciamo, nel range del leggero, ma in Adriatico, mentre mi aspettavo un moderato più sui Balcani. In realtà quello che è accaduto è proprio l'evento nella costa marchigiana. Quindi abbiamo parlato della possibilità di prevedere fenomeni di questo tipo? Sì, è possibile prevedere i terremoti a livello scientifico. Tra l'altro, da quasi un anno sono all'interno di Geocosmo, che è un ente accreditato dalla NASA che si occupa proprio dello studio dei precursori sismici. E infatti stiamo cercando anche di costruire delle stazioni di monitoraggio in Italia proprio per tutelare le persone e favorire la ricerca sotto questo aspetto. Quando avvengono fenomeni di questo tipo ci si interroga sempre sulle cause. Possono essere naturali ma anche artificiali. Cosa significa? I terremoti possono essere indotti dalle attività umane e industriali, per esempio il fracking, ossia le trivellazioni e la fratturazione idraulica per recuperare gas, petrolio e olio. In che modo vanno ad incidere quindi? Vanno a alterare le pressioni che sono presenti sottoterra, stimolando anche scivolamenti di faglia e innescando quindi dapprima piccoli tremori, ma pensa che tali operazioni, quindi il fracking, possono stimolare faglie ed eventi sismici di leggera magnitudo ma anche moderata, ci sono stati casi di 5.8 della scala Richter, e fino a diversi anche chilometri di distanza, così come anche a diversi anni di distanza, quindi sono eventi che vanno controllati e studiati molto attentamente. Quindi questo ci porta a fare considerazioni anche sui terremoti del passato? Sì, abbiamo un esempio, il 2012 in zona di Modena in Emilia, secondo alcuni ricercatori è stato proprio il fracking a causare appunto questo evento. Che cosa avviene esattamente quando si scatena un evento di questo tipo? Vengono stimolate appunto le faglie che si muovono, vuoi per cause di energia accumulata nel tempo come stress tettonici, vuoi perché vengono sollecitate come abbiamo detto poc'anzi, e quindi le faglie possono muoversi in base a vari movimenti che non sto qui a specificare, ma a livello geologico li possiamo studiare, ecco che quindi possono causare dei forti, diciamo, sobbalzamenti del terreno, ondulatori, oscillatori, e quindi di conseguenza le onde sismiche possono creare i danni che noi tutti conosciamo purtroppo. Questo è stato, dicevi, di media entità. In realtà 5.5-5.7 non è poi così basso, considerando anche la probabile correlazione con altre attività umane. Esatto, non è così basso, ma è un moderato a livello energetico, quindi i moderati vanno dal 5.0 al 5.9 Richter. Tieni conto che poi, in base alla zonazione, ossia dove sorgono le case, dove viviamo noi, la costituzione del terreno a livello geologico, ecco che possono far percepire prima di tutto un'intensità diversa, ma quella percepita appunto, quindi è soggettiva. Però ecco che roccia, argilla, sabbia e acqua possono influire sulla dinamica di trasmissione appunto delle onde sismiche e quindi sull'entità del danno. Abbiamo parlato della possibilità di prevedere eventi di questo tipo, quindi sarebbe importante conoscere quelli che potrebbero essere i prossimi luoghi, i prossimi punti critici. Sì, è possibile farlo, sia con i precursori secondo diversi, diciamo, fattori input, da quelli astronomici a quelli geologici, soprattutto quelli anche solari, ma anche dei comportamenti animali. Anche le serie storiche sono molto importanti nella previsione dei terremoti. Ebbene, incrociando questi precursori è possibile anche stimare con buona probabilità il luogo, quindi un'area, e il periodo, l'intervallo di tempo in cui può verificarsi un certo evento dal moderato in su. Automaticamente ti chiediamo quando eventualmente ci potrebbero essere in programma eventi di questo tipo, proprio per evitare danni gravi. A mio parere, per il centro Italia non ci sono problemi nel breve termine per forti.
Quello che mi preoccupa di più è il sud Italia e entro quest'anno, anche in questa, come definisco io, finestra temporale ionosferica, ossia in una ventina di giorni, i Balcani, quindi Albania, Grecia e le zone lungo questa catena montuosa, potrebbero appunto soffrire un moderato fino anche un forte.